Il passo appesantito dei fotografi mentre lasciano il ring testimonia l'ora ormai avanzata. Ed ecco a voi, giovani della 53esima esposizione internazionale canina di Montichiari Levrieri, Irish Wolfhound, Afghan Hound, Borzoi, Greyhound, piccolo levriero italiano. Abbiamo a che fare con i levrieri, noi li chiamiamo così in quanto venivano utilizzati per la caccia in velocità alla lepre, gli antenati, anche se abbiamo dei cani per la caccia al lupo come il levriero russo o il levriero irlandese. Gli inglesi li chiamano sight hound, ovvero cacciatori con la vista, mentre i tedeschi li chiamano windhund, ovvero cani del vento, grazie alle loro caratteristiche aerodinamiche. Irish Wolfhound davanti alla nostra giudice. Levriero afghano. Levriero russo. Oborzoi. Russian Wolfhound. Greyhound, si pensa che derivi da una contrazione del nome Greyhound, anche se l'origine della razza è medio orientale, portato in Inghilterra dai crociati di ritorno dalla Terra Santa, è la razza più veloce in assoluto. Piccolo levriero italiano, razza minuta ma ricca, immensa nella sua storia. È una razza veramente molto antica, pensate che cani con questa morfologia e questa taglia minuta sono rappresentati già sulle piramidi in Egitto, deriva probabilmente da un rimpicciolimento della taglia dello Slughi. Un giro con l'applauso del pubblico di Montichiari. L'eleganza che esprimono i levrieri in movimento lascia sempre senza fiato. La nostra giudice è pronta per chiamare sul terzo gradino del podio. Irish Wolfhound. Secondo. Borzoi. Primo. Piccolo levriero italiano, miglior giovane tra i levrieri. Scortato dai due levrieri per caccia al lupo, il piccolo levriero italiano.